Simone, pronti via? Foggia all'esordio in Serie C, di fronte al Potenza, 2-0, gol dell'agnello. No, sono molto contento perché ho avuto un po' di problemi l'anno scorso con un infortunio alla spalla e la mia ultima partita ufficiale in campionato risale al 26 aprile 2019, quindi per me è stato un inizio importante, venivo da un momento difficile e ci tenevo a iniziare bene. Sono contento prima di tutto per la vittoria della squadra, era veramente importante partire bene e poi naturalmente il gol a un attaccante fa sempre bene. Credo che il primo gol in campionato sia sempre quello più difficile e sono contento che sia arrivato dopo 5 minuti. Praticamente ti sei già sbloccato, bella palla di Mario Di Masi da sinistra, il fiuto del gol insomma non manca, dell'agnello gonfia la rete, anche è una sorta di liberazione insomma dopo un periodo non proprio positivo per te. Assolutamente, assolutamente. Ho mangiato tanta merda, si può dire, e per cui è una rivincita personale e devo far ricredere tante persone che mi hanno dato forse per finito un po' troppo presto. Però ecco, lo faccio per me stesso e per la piazza, perché comunque sono qua perché la piazza merita e voglio assolutamente fare un campionato importante e far sì che il Foggia possa raggiungere grandi traguardi. Alberto Mangano del Mattino di Foggia ti chiede cosa si prova a fare gol alla prima palla utile. No, è bello scherzavo prima in spogliatoio con i miei compagni. Dicevo, com'è bello fare gol sotto la curva, no? All'esordio. Il problema è che poi era vuota. E sicuramente poi, vabbè, l'emozione è grande. Spero di, insomma, che la situazione migliori, che i tifosi possano tornare allo stadio perché abbiamo bisogno di loro. Far gol sotto la curva sarebbe la cosa, penso, più bella che ci sia. Domenico Carella del Corriere del Mezzogiorno invece ti chiede quanto sarà difficile questo inizio di campionato con poco tempo a disposizione e un numero altissimo di partite da giocare poi a breve tempo l'una dall'altra. Secondo me è difficilissimo, io infatti purtroppo sono stato fermo troppo tempo e ho bisogno di allenarmi, di mettermi in condizione il prima possibile perché le partite sono tutte ravvicinate e nei momenti che verrò chiamato in causa e insomma in tutti gli allenamenti che ho a disposizione devo fare il massimo perché tempo ce n'è poco e devo fare assolutamente, come dicevo, il massimo per presentarmi poi in condizione da fare anche 90 minuti. Che valore invece avrà la partita di mercoledì? Perché pronti via, adesso In si torna campo. subito in campo e c'è uno scontro salvezza, che è quello con il Vicenza. Ma un valore importantissimo e ci arriviamo carichi perché questa vittoria ci dà grande autostima e grande fiducia e vogliamo continuare così e raggiungere 3 punti anche mercoledì.